Chiedo all'Aula un minuto di raccoglimento. Grazie. Scusa. Ah, prego. Adesso intervengo. No, scusate, io non sono consono a fare polemiche, voglio stare lontano dalle polemiche. Però mi scusi, consigliere Onsel, penso che quest'Aula oggi sia stata svilita dal suo comportamento. E penso che quest'Aula quest'oggi sia stata svilita dal suo comportamento. Uno può avere delle idee diverse. Ma stiamo parlando di un ex Presidente della Repubblica scomparso e almeno il rispetto di alzarsi in piedi, che non vuol dire condividere le sue idee, non vuol dire condividere la sua persona, ma almeno il rispetto per una persona scomparsa, ha avuto un ruolo nel Paese, di alzarsi in piedi in un'aula lo si deve a tutti, in particolar modo a lui. E penso che oggi lei abbia svilito quest'aula e abbia una responsabilità istituzionale gravissima. E glielo dico con chiarezza, e mi scuso per la polemica, e mi scuso anche per fare la polemica in un momento della scomparsa di Berlusconi, ma penso che lei oggi abbia svilito quest'Aula e da Presidente di Regione me ne scuso con i cittadini di questa Regione per il suo comportamento. Proseguiamo. Consigliere, non è un dibattito, credo il Presidente ha preso la parola per esprimere una posizione di dispiacere. Ma credo che credo che sia quantomeno anomalo ciò che è avvenuto. Permettetemi, prima di iniziare l'esame dell'ordine del giorno, di ricordare un'altra data importante che cade proprio oggi. Perché sono passati 25 anni dalla morte di Antonio Comelli, presidente della Giunta regionale in anni cruciali per il Friuli Venezia Giulia dal 1973 al 1984. Lo ricordiamo come una delle figure più autorevoli del suo partito, la Democrazia Cristiana, e dell'amministrazione regionale, della quale fu assessore all'agricoltura già nella prima legislatura, quella che prese il via nel 1964, dedicando grande attenzione a un settore allora arretrato e via via sempre più moderno e fiorente. Toccò al Presidente Comelli affrontare, e lo fece con grande impegno ed energia, la sfida della ricostruzione post-terremoto, prima di passare il testimone ad Adriano Biasutti, attivo fino all'ultimo, sempre legato al suo paese Nimis. Comelli restò al servizio del Friuli anche dopo la fine della carriera politica nelle istituzioni, scelto dapprima come presidente della CRUP e poi della Fondazione CRUP. Ecco, pensavo fosse giusto un riconoscimento a una persona che ha segnato profondamente la storia della nostra regione, a 25 anni dalla scomparsa che cadono proprio oggi. Iniziamo ora con... Va bene. Va bene. Prego, consigliere Lo Bianco, iniziamo. Punto, consigliere. Ritorniamo all'ordine del giorno, per cortesia a tutti. Per cortesia.
andiamo al punto numero 2 all'ordine del giorno, discussione. Per assessore, consigliere. Se non continuate nella discussione, iniziamo. Non è una minaccia, consigliere. Al termine della seduta interviene per fatto personale. Al termine della seduta interviene per assessore, per cortesia, assessore. Cioè, se continua così io sospendo la seduta. Se continua così sospendo la seduta, La seduta è sospesa.